Gianluca Filandro, prendi forza di mano. Gianluca è sempre uno dei nostri migliori amici e ci, insomma, ci, sempre ci danno la loro voce, ecco. Innanzitutto, ecco, sapevamo che era infortunato, però oggi già hai giocato. Era sempre il gioco di situazione, e anzi ha giocato pure gli ultimi 20 minuti che ha giocato alla fine, ha giocato anche benino, insomma, non dobbiamo dire la verità, però ringrazio. Certamente l'infortunio incideva. Senti, tu che sei il nonno dei più anziani qua della squadra, come giudichi questa promozione? Anche se noi siete scaramanzi, però ormai siete in prima, ecco. Come la vedi? Sei contento? Ma diciamo, sicuramente siamo molto contenti. Noi abbiamo fatto un progetto a lungo termine e piano piano lo stiamo portando avanti, si sta realizzando un po' come l'avevamo previsto. Siamo in testa dalla prima giornata, c'è stato qualche momento in cui, insomma, qualche momento di defaianza, però tutto sommato penso che meritiamo anche questa. Comunque, certamente il Torino sta tornando ai posti che gli competono, anche perché sta sempre una grande squadra, grande tradizione, e vendono la Coppa Calabria, perciò la prima torre sarebbe proprio un coronamento di un sogno dopo due anni, certamente condotti sempre prima in classifica, e certamente anche il prossimo anno ti vedremo in campo col Torino. Sicuramente in campo no, ma sarò con i ragazzi magari da... Ma per te forse l'abbiamo un po' troppo pesante, per te forse... Diciamo che a quasi 40 anni diventa difficile reggere, diciamo, i ritmi degli allenamenti. Vabbè, ma i 20 minuti sempre... Magari, ecco, 5 minuti o 10 si possono anche fare, ma penso di no, ma non è importante. Beh, comunque puoi stare tranquillo, che forse vi seguiremo anche il prossimo anno. E noi ti ringraziamo per il lavoro che fai. Ma anche a voi per la vostra gentile collaborazione, perché non c'è posto voi, non potremmo fare anche noi anche la stessa. Senti, cosa vuoi dire ai tifosi di Nocera, ecco, sinceramente? Beh, sicuramente ringraziarli, perché anche qui oggi, insomma, molte persone ci hanno seguito, continuano a seguirci da tempo. Noi avevamo un obiettivo, quello di riportare un po' il calcio Nocera a quelli che erano i livelli a cui erano abituati. La prima categoria manca da 30 anni e quindi speriamo di raggiungerla domenica, insomma, con una bella vittoria in casa. Vabbè, ti lasciamo i tuoi familiari, sai che ti aspettano, insomma. Grazie. Tante cose, insomma, ci vediamo magari quando festeggerete la promozione in prima. Senz'altro, ecco. Alla prossima. Ciao, grazie, ciao. Mille.